Il consultorio è un presidio fondamentale per un quartiere popolare come questo, perché comunque aiuta i giovani, dovrebbe aiutare i giovani. Il problema è che non c'è tanta informazione, quindi magari i ragazzi adesso pensano che il privato è migliore, mentre non è assolutamente così. Purtroppo adesso ci stanno portando proprio in questa direzione, che il privato è migliore per tagliare quello che è pubblico. Invece, insomma, questa è una realtà pubblica fondamentale, di grande aiuto per i giovani soprattutto. La presenza è un valore per la società di questo quartiere, per la sanità di questo quartiere, perché è un po' trascurato forse. E quindi è importante che le persone sappiano che c'è. Forse non tutti lo sanno che c'è. Soprattutto è un presidio gratuito, quindi è veramente una cosa importantissima in zone popolari, affrontando appunto momenti di fragilità che le persone attraversano nella vita, che possono essere nell'adolescenza, nella decisione di avere o non avere un figlio, di fare il figlio, di seguirli dopo che hanno avuto il figlio. E questa cosa deve andare avanti perché la donna non finisce quando nasce un figlio, cioè la donna è donna anche quando smette di poter fare figli, e quindi questa cosa deve essere portata avanti fino alla fine della vita, non alla fine della fertilità di una donna. Noi siamo contenti che adesso molte giovani si stanno avvicinando, molte giovani e giovani si stanno avvicinando a Io questa voglio cosa. aggiungere che è un incontro fondamentale, per le fragilità di ognuna di noi, di ognuna delle ragazze, poiché l'educazione sessuale è qualcosa che non si approccia, è ancora una stigma, con tutto quello che concede. Quindi è molto importante questo incontro di anime dove potersi aprire e quindi unire.